stamane migliaia di persone si avvicendano in preghiera intorno alla bara in cui sono composte le spoglie di Padre Pio da Pietrelcina, che si è spento ieri notte alle 2:30 all'età di 81 anni nel convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, in cui viveva da oltre 50 anni. Padre Pio da Pietrelcina conosceva l'ora e il giorno della sua morte. La domanda non è nuova. Se la pose già il vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione, Fra Gerardo di Flumeri. E lo fece proprio in un articolo della rivista Voce di Padre Pio, 10 anni dopo la sua morte, proprio nel numero di settembre del 1978. Assumendo una posizione di sostanziale scetticismo proprio nei confronti di coloro che davano una risposta positiva a questo interrogativo. Però padre Gerardo, in quell'editoriale del 1978, prese in considerazione due aneddoti che ci fanno riflettere. A me l'aveva già predetto e lui sarebbe morto. Nel mese di luglio del 1968, circa 2 mesi prima della morte di Padre Pio, i coniugi Sergio e Augusta La Torre di Genova fissarono al 25 agosto il giorno in cui la loro figlia, Maria Pia, avrebbe dovuto ricevere la prima comunione dalle mani di Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Però, sopravvenuti i motivi familiari, non consentivano più loro di mantenere la data fissata, per cui essi volevano rimandare la prima comunione della loro figliola alla primavera dell'anno seguente. Padre Pio, che aveva già fissato il suo assenso per il 25 agosto, venuto a conoscenza della loro intenzione, disse decisamente: «Se vogliono che faccia io la prima comunione alla bambina, vengano per la data fissata. Se ritarderanno, non gliela potrò più fare». Alla domanda di spiegazione su queste parole, Padre Pio rispose con una frase ancora più chiara: «Fai sapere che vengano ad ogni costo per la data fissata. Se ritarderanno, non mi troveranno più». È inutile dire che i coniugi La Torre rimasero fermi alla data del 25 agosto. Io andai per chiedere dei ricordi suoi, delle cose sue, che cosa dovevo fare. Allora lui mi rispose: «Senti, io ti dico una cosa, fra 2 anni che io non ci sarò più». E io risposi, interruppi: «Che, perché dove andate?». Lui ancora più severo: «Fra 2 anni che io non ci sarò più, perché sarò morto, tante cose cambieranno». Io mi sentivo pure agitata, dico: «Ma io devo, questo se l'ha detto a me vuol dire che c'è qualche ragione». La seconda testimonianza che racconta il padre Gerardo di Flumeri nel suo editoriale del 1978 della Voce di Padre Pio è contenuta in un documento conservato nell'archivio dei frati minori cappuccini di Foggia. Il documento è una dichiarazione scritta della nipote dello stesso Padre Pio, la signora Pia Forgione Impennelli, la quale ebbe la felice idea di consegnarla al dottor Domenico Giuliani, notaio di San Giovanni Rotondo, con la preghiera di custodire il plico e consegnarlo al superiore del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, soltanto dopo la morte di Padre Pio. Il documento quindi ha la garanzia di un notaio ed è crisma della legalità. Probabilmente 2 soli indizi per Fra Gerardo di Flumeri non potevano avere una vera e propria forza di prova in questo senso, cioè dare una risposta positiva alla domanda:
Padre Pio conosceva l'ora e il giorno della sua morte. Però c'è da dire questo, che nel corso degli anni, ovvero con una serie di testimonianze e quindi con tutte le testimonianze raccolte nella causa di beatificazione e canonizzazione, sono emersi ulteriori avvenimenti che difficilmente possono essere etichettati con l'epiteto coincidenza. Vogliamo raccontarvi un ulteriore episodio, in questo caso di un figlio spirituale molto legato a Padre Pio. Vi parliamo di quello che è accaduto al professor Pavone. Il professor Giuseppe Pavone racconta che non fu presente all'atto della morte di Padre Pio perché la sera precedente lo salutò con particolare affetto, dovendosi recare in pellegrinaggio a Lourdes, dove avrebbe pregato particolarmente per lui. Salutandolo, Padre Pio gli disse: «Che vai a Roma?» E il professor Pavone gli rispose: «Padre, lei lo sa che vado a Lourdes in pellegrinaggio?» E Padre Pio non rispose. Padre Pio fu veramente profeta, perché il professor Pavone seppe della sua morte a Roma e tornò subito indietro, non proseguendo più il viaggio per Lourdes. A questo punto ci pare dedurre che Padre Pio era a conoscenza anche del motivo per il quale il professor Pavone ha interrotto il suo viaggio per Lourdes. Giovanna Rizzani Boschi ha avuto con Padre Pio da Pietrelcina un rapporto di figliolanza spirituale, potremmo definire unico, eccezionale. Questo rapporto cominciò, pensate un po', nel 1905. Fu la prima bilocazione documentata di Padre Pio, che allora era un giovane studente, a Sant'Elia a Pianisi. Lui si ritrovò in una casa di Udine dove un papà moriva e una bimba nasceva, proprio Giovanna. Ebbene, Giovanna, nella testimonianza del processo, della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, racconta qualcosa di unico, eccezionale. Giovanna Rizzani racconta che nell'ultimo anno della vita di Padre Pio, per alcuni mesi si assentò da San Giovanni Rotondo. Un giorno Padre Pio le fece sentire la sua voce: «Vieni subito a San Giovanni Rotondo, perché me ne vado. Se ritardi, non mi vedrai più». Senza perdere tempo, accompagnata dall'amica Margherita Hamilton, si recò subito a San Giovanni Rotondo e prese alloggio in una pensione vicino al convento. 4 giorni prima della morte di Padre Pio, ebbe la fortuna e la gioia di confessarsi per l'ultima volta. Il padre, quando la vide, disse: «Questa è l'ultima confessione che fai con me. Ora ti do l'assoluzione di tutti i peccati commessi dall'uso della ragione fino a questo momento». «Ma perché, padre?» le rispose Giovanna. Padre Pio ribatté: «Già te l'ho detto, che non posso più confessarti, perché me ne vado. È arrivata l'ora mia. Gesù mi viene incontro». Giovanna capì subito che Padre Pio stava per lasciare questa terra e, con le lacrime agli occhi, scrive, si tolse dallo sportello. In quel momento stava per baciargli la mano ed offrirgli 50.000 lire a beneficio dell'ospedale. Padre Pio rifiutò il denaro dicendo: «Tienilo per te, in questi giorni ti servirà il denaro». «Ma padre», rispose Giovanna, «ho il denaro per pagare la pensione e per il viaggio di ritorno a Roma. Questa somma in più
prendetela per la casa sollievo della sofferenza. E Padre Pio le disse: ti ho detto di tenerti il denaro, perché ne avrai bisogno, ti tratterrai qui ancora per parecchi giorni. Padre Pio alludeva alla permanenza prolungata a causa della sua morte e dei suoi funerali. Giovanna scoppiò a piangere. Ed anche in questo caso la testimonianza della marchesa Giovanna Rizzani Boschi ci fa capire che Padre Pio era già a conoscenza di qualcosa. Ecco, l'imprevisto che portò la sua figlia spirituale a restare a San Giovanni Rotondo. Ma di Giovanna Rizzani ne parleremo un'altra volta, perché come per San Francesco, anche per Padre Pio, Sora Jacopa, frate Jacopa, fu la donna che partecipò alla loro morte. Padre Pio da Pietrelcina conosceva l'ora della sua morte, conosceva il giorno esatto della sua morte. Proveremo a dare una risposta a questa domanda con una serie di argomentazioni, avvenimenti, con una serie di testimonianze riprese proprio dalla causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Fra Eusebio Notte da Castelpetroso, che in questa sacrestia è stato ritratto in una bellissima foto, forse una delle più belle, dove vediamo Padre Pio sorridente. Fra Eusebio è stato l'assistente di Padre Pio dal 61 al 65, ma nonostante questo, dal 1965 quasi ogni mese veniva qui a San Giovanni Rotondo. Beh, forse proprio per questo rapporto intimo, stretto, di figliolanza spirituale, Padre Pio sapeva e non ha voluto privare Fra Eusebio dell'ultimo saluto. Deduco il fatto che lui sapesse la data della morte da un episodio che capitò a me ai principi di agosto del 1968. Venne a San Giovanni Rotondo per avvicinare Padre Pio e chiedergli il permesso e la benedizione per andare in Irlanda a continuare i miei studi. Mentre le altre volte Padre Pio mi aveva benedetto, abbracciato, incoraggiato, quella volta mi trattò così male, in un modo incredibile: ma tu vai sempre girando, sei un vagabondo, ma stai in convento. Per me fu una cosa insolita e rimasi male. Questo al mattino. Al pomeriggio tornai da Padre Pio, pensando che lui volesse farmi evitare un rischio, come l'avevo già corso e poi raccontare di che si tratta. E gli disse: padre spirituale, ma se lei non vuole che io vada in Irlanda, non ci vado. A bruciapelo Padre Pio mi chiese: figlio mio, ma quando torni? Eravamo ai principi di agosto. Accanto a Padre Pio c'era Padre Onorato. Padre Onorato sapeva che ero professore al ginnasio e a quei tempi, a principio di ottobre, si aprivano le scuole. Allora Onorato dice: per quanto vada male, all'inizio di ottobre devo essere qui per la scuola. Io puntualizzai: no, padre, tornerò a metà di settembre. Lui mi guardò in faccia e disse: beh, se mi promette di tornare ed essere qui alla metà di settembre, ti do il permesso di andare. Mi diede la benedizione, partì e tutto il resto. Feci le mie cose, il 18 settembre tornai in Italia. Voleva venire
a salutare e a ringraziare Padre Pio. Venni il 23 settembre per vederlo in una bara, morto. Il caro Padre Pio, conoscendo, perché no, il bene che gli voleva, sapeva quanto avrei sofferto per la sua morte, stando lontano, e allora volle assicurarsi che io fossi presente qui per il 27. Fra Attanasio Lonardo da Teano, che è stato seminarista proprio in questo convento dal 1929 al 1930 e poi è stato di comunità qui come sacerdote dal 1950 al 1952. Il 22 settembre del 1968 era qui, a San Giovanni Rotondo, casualmente. Nel pomeriggio doveva ripartire, ma non riuscì a ripartire per un imprevisto e non era sua intenzione. Fra Attanasio racconta che la vigilia della morte di Padre Pio si recò a San Giovanni Rotondo, dove i coniugi Cestari di Teano, il suo paese natio, desideravano far fare la prima comunione alla loro unica figlia, Natalia, dalle mani di Padre Pio. La mattina partecipò all'ultima messa di Padre Pio. Al pomeriggio, dovendo la mattina seguente iniziare la predicazione delle 40 ore in una parrocchia di Napoli, verso le 17 si recò da Padre Pio e gli disse: «Padre, vi rinnovo i miei auguri e vi prego di benedirmi. Sono in partenza». Padre Pio, a differenza delle altre volte che lo aveva abbracciato, dicendogli anche qualche buona parola, in quell'occasione, quasi bruscamente, alla presenza di alcuni amici, gli disse: «Questa sera tu non parti, questa notte tu rimarrai qui». Padre Attanasio si recò da Padre Mariano Paladino e da Padre Pellegrino Funicelli per chiedergli ospitalità e gentilmente gli concessero di sistemarsi nella cella di Padre Alessio Parente, che in quel periodo era assente. Era la cella attigua a Padre Pio. Poi si trattenne con Padre Pellegrino e Padre Mariano, commentando gli avvenimenti del giorno, dei quali Padre Pio ne fu l'attore. Si fecero le 23. Mentre leggeva, sdraiato sul letto, le notizie sulla vita di Padre Pio, tra veglia e sonno, Padre Attanasio sentì Padre Mariano che gridava: «Padre Pio è grave». La cella di Padre Pio, che con la sua immancabile corona tra le mani giaceva sulla sua poltroncina in gravissime condizioni, mentre in uno sforzo davvero sovrumano pronunciava l'Amen. In questo caso è ancora più chiara la consapevolezza che Padre Pio aveva della sua prossima morte, visto che ha quasi costretto Fra Attanasio a non mantenere l'impegno preso per una predicazione a Napoli, consentendogli però di essere accanto a lui negli ultimi istanti della sua esistenza terrena. Fra Pio Maria Giordani, che è stato un ex militare dell'esercito italiano e che grazie a Padre Pio ha ritrovato la sua fede e soprattutto la sua vocazione come frate minore cappuccino, anche lui ha raccontato di qualcosa di eccezionale e unico, una frase che l'ha fatto sempre riflettere. L'8 settembre del 1968 Padre Pio Giordani voleva prendere qualche giorno di vacanza, andare a Ferrara a trovare i suoi parenti. Ne parlò con padre Guglielmo Alimonti, che in quel periodo giungeva tutte le sere dall'Abruzzo in automobile insieme ad un suo confratello per stare un'oretta con padre Pio e poi ripartire alla volta del suo convento. Padre Pio era ormai anziano e debole. La sera ormai non usciva più neanche in giardino. Si tratteneva in amabile conversazione con pochi intimi nella verandina dinanzi alla sua cella. Gli capitò di parlare con padre Guglielmo del suo proposito, dicendo: «Devo andare dal padre guardiano, chiedere la possibilità di partire per andare a trovare i miei parenti». Padre Guglielmo però subito gli chiese: «Ma l'hai detto a padre Pio?» E lui rispose: «Ma che cosa c'entra padre Pio? È il guardiano che deve dare il permesso. Padre Pio ha già tanti problemi». Padre Guglielmo insistette: «Devi parlarne a padre Pio». Gli disse: «Beh, se proprio lo ritieni necessario, diglielo tu domani sera quando ritorni qui».
La sera seguente padre Guglielmo si ricordò di quello che si erano detti e mentre erano in veranda disse: padre Pio Maria le deve dire qualcosa. A quel punto, racconta a padre Pio Maria Giordani, non potevo più tirarmi indietro e gli rivelai il mio proposito. Padre Pio mi disse parole che in quel momento mi apparvero misteriose. Naturalmente padre Pio Giordani obbedì, anche se non comprese il senso di quella frase. La sera del 22 settembre andò a dormire tranquillamente. All'epoca la sua cella era nell'ala nuova, costruita a ridosso della chiesa grande intitolata a Santa Maria delle Grazie. Ad un certo punto mi ritrovai accanto a padre Pio. C'eravamo solo io e lui e mi rendevo conto che stava morendo. Stetti accanto a lui finché non spirò. A quel punto mi ritrovai nuovamente nel mio letto. Pensai di aver sognato, anche se l'esperienza che avevo vissuto era troppo viva per essere un sogno, e mi riaddormentai. Poche ore dopo fui svegliato da un frastuono. Era padre Odorico che bussava a tutte le porte del convento, gridando che padre Pio era morto. Solo successivamente, fra Pio Maria Giordani, ripensando alla frase pronunciata del suo confratello stigmatizzato e alla singolare esperienza vissuta nella sua ultima notte terrena, comprese in quale viaggio padre Pio voleva essere accompagnato da lui.